Buonasera Gianmarco Cervi, amici del grande calcio universitario, diretta dal Triestina Stadium per la Lega Statale Spessime B Tettenham. Partita molto molto interessante, due squadre che hanno ancora tanto da chiedere al campionato nonostante manchino soltanto due partite alla fine della regular season. Le squadre sono al centro del campo con il signor Lattarulo, il direttore di questa gara. La Spess è in una situazione abbastanza complessa, nel senso che a metà classifica, servirebbe una vittoria oggi per poter essere sicuri di poter raggiungere l'accesso al trofeo degli Atenei, anche se tramite playoff. Dall'altra parte il Tettenham ha in mano il proprio destino, nel senso che con due vittorie oggi nella prossima gara sarebbe matematicamente campione della Lega Statale. Canci può calciare subito la pietra e c'è la prima risposta di Noia. Calcia secco centrale la pietra, Noia si distende e mette in corner. Luvoni gli porta via il pallone, si addormenta Galli, anzi era Canci, scusate. Poi adesso Luvoni che calcia in avanti male, Crippa, perde un pallone tragico. Allora Canci! La piazza da lontanissimo, palla sotto la traversa. Noi ha preso nella terra di nessuno, vantaggio Red Army. Questo è un gran gol, sicuramente un gran bel gol. Bisogna però dire che il tiro era comunque centrale, è vero che Noia è stato un po' colto in controtempo. Poi anticipo secco di Liguori, il pallone però rimane lì per Luvoni che la mette al centro, risponde Noia, c'è la Sorbini in agguato che però è stato preso in controtempo. Altra occasione per la Red Army per andare sul 2-0. Dritto sull'uomo, errore di Lattarulo qua. La pietra parte, protesta dalla tribuna, la palla regata su Sorbini che la mette al centro per Canci che la tiene in campo. Canci costretto a perdere un tempo, poi scodella! Sarebbe stato un gol epico di Canci, salvataggio sulla linea. Giusto dopo 20 minuti, cross di Gattai, il pallone per Luvoni che si coordina e calcia, la risposta di Noia. Poi Noia si complica sempre la vita coi piedi, Noia esagera ancora una volta e poi è fortunato. Molinari si accentra, va sul sinistro, Molinari, altro gioco di gambe, Molinari, poi palla geniale per Liguori! Che palla di Molinari, che giocatore Molinari! Che giocatore Molinari. Parte col piede della Red Army, attenzione perché è un 3 contro 2, 3 contro 3 adesso, Gattai, costo costa, Gattai! Fuori! La pietra. Scodella il pallone, gran palla per Gattai! E questa volta Noia si supera! Che palla di la pietra, mamma mia! Crippa in dribbling, in mezzo due, non passa. Chiusura, poi arriva Molinari sfida tutta la difesa del Tettenham. Molinari li ha saltati tutti e poi ha calciato alto. Molinari è un giocatore di un altro pianeta quando fa queste cose. La pietra in verticale per Gattai che controlla male, poi Crippa. La pietra arriva adesso sul pallone, la pietra, tocco per Gattai, tocco di Fino, di mezzo esterno, con il cucchiaio e Gattai fa 2-0, gran palla di la pietra comunque. Quando si lancia in avanti fa sempre ottime cose, ha piedi veramente discreti Alessandro la pietra. Finta di Gattai in mezzo al campo, poi palla per Didi, parte in dribbling Didi, punta la porta, Didi, entra in area Didi, tocco adesso per Luvoni, vediamo sempre il compasso, sì, dall'altra parte, per Mirabella che fa 3-0, che palla però di Luvoni, soltanto da spingere dentro, Mirabella si fa trovare pronto, 3-0, partita che sembra già ampiamente chiusa. Supera, serve la pietra sulla destra, viene giù la pietra, frena la pietra in surplus, poi il tocco per Mirabella che viene incontro, al centro per la pietra! Io l'ho sempre detto che la pietra è un giocatore che sembra rozzo, ma ha dei grandissimi piedi e si sono visti anche adesso. Esulta e va a prendere in giro i tifosi in tribuna. Gesto diciamo non proprio da lord quello di la pietra. Recchini sulla pietra, vediamo se calcia. Calcia, sì, la pietra, il pallone rimane lì. Luvoni, giochicchia troppo col pallone. Poi Canci, respinto anche Canci. E Galli spazza la sua area. Palo, svetta Liguori, il pallone arriva alla pietra. Attenzione perché potrebbe anche provarci la pietra. Infatti si sistema il pallone per calciare, avanza la pietra. La pietra, un dribbling, la palla allargata sulla destra per Mirabella. Mirabella controlla, in orizzontale per Canci che controlla e calcia. Pallone che accarezza il palo, forse lo sfiora veramente. E poi muore sul fondo. Ma uno stile diverso. Attenzione perché Luvoni porta via il pallone a un disastroso Noia. Mamma cosa ha combinato Noia. Ci deve sempre mettere lo zampino comunque. Chiede scusa.
5-0 per il Tottenham. Pallone perso malamente da Noia. Didier Rebecchini perde il pallone, Molinari glielo porta via e si lancia, Rebecchini lo trattiene, c'è fallo, Molinari frena dal vantaggio laterale, Molinari la piazza! Che giocatore Molinari, mamma mia! Frenata di Gattai, infatti io l'ho chiamato uomo, non era Luvoni. Palla al centro per Canci, 6-0, tutto troppo facile per l'area d'armi. Partita ampiamente chiusa. In accelerazione, supera la metà campo, la pietra, palla per Mirabella, controllo di Mirabella, al centro per Canci. Ma dov'era Noia? Uscito a casaccio come al solito. Arriva il triplice fischio di Lattarulo. Si chiama Riccardo Canci. Che ferma la gara, finisce così, finisce 7-0 per il Tottenham con l'ultimo gol firmato da Canci.